Uno stretto corridoio naturale, un ponte che unisce due mondi, quello alpino e quello della pianura, steso tra il massiccio del Campo dei Fiori, il Lago Maggiore e la Valle del Ticino. È percorso da animali selvatici che si muovono per cercare cibo e rifugio, per riprodursi e per seguire le rotte di migrazione. È fondamentale anche per i lenti movimenti della vegetazione. Ma rischia di essere interrotto per sempre dalle trasformazioni dell'uomo. È possibile invertire questa tendenza? Si può riconnettere un territorio frammentato? Il progetto LIFE-TIB, Trans-Insubria Bionet, è intervenuto lungo il corridoio ecologico insubrico per affrontare questa sfida.